La maestra di cucina Palma D'Onofrio e la sommelier Adu Avilla sono state le protagoniste dell'incontro organizzato presso la Casa di Alti Formaggi il 28 ottobre. La collaudata coppia del programma televisivo di Rai 1 La Prova del Cuoco ha proposto al pubblico a corso numeroso presso la sede dell'Associazione di Treviglio un menù che ha visto come protagonisti Taleggio, Provolone Valpadana e Salva Cremasco in abbinamento a tre tipologie di vini. Una ulteriore dimostrazione della versatilità delle tre DOP lombarde che trovano spazio in cucina in mille preparazioni e in una infinita molteplicità di abbinamenti. Una serata tutta al femminile ad Alti Formaggi. Grazie ad Adu Avilla e Palma D'Onofrio, i nostri prodotti, Provolone Valpadana, Taleggio e Salva Cremasco, sono stati presentati con tre particolari piatti, arricchiti da abbinamenti con vini del territorio. Il pubblico ha gradito la serata e ha partecipato con entusiasmo. Questa sera nella Casa di Alti Formaggi qui a Treviglio, insieme ad Adu Avilla, abbiamo realizzato tre ricette utilizzando tre formaggi DOP della Lombardia: il Provolone Valpadana, il Taleggio e il Salva Cremasco. Le tre ricette che abbiamo realizzato hanno visto protagonista negli ingredienti anche tre vini. La prima ricetta, uno sformato di zucca con prosecco e del provolone Valpadana, e abbiamo fatto poi una sfoglia ripiena di ricotta Salva Cremasco servito in un consommé ristretto con del vino passito, e poi dulcis in fundo un gnocco di patate ripieno di Taleggio serviti e spadellati con delle pere al vino rosso. In questo caso il vino era un Montepulciano d'Abruzzo. Realizzando queste ricette abbiamo voluto portare in tavola questi tre formaggi in una versione diversa, non in un piatto in purezza, ma sposati ad altri ingredienti, per far capire un po' la duttilità che possono avere questi formaggi, proprio portandoli in tavola in una maniera insolita, in questo caso poi sposandoli proprio con il vino. Questa sera abbiamo fatto una presentazione tutta speciale per vino rosso Tacco 12. Qui nella Casa di Alti Formaggi, Gilda e le sue storie che vengono qui raccontate, si è identificata in un abbinamento unico insieme ai piatti di Palma D'Onofrio. Vino e cibo, vino nei piatti e non solo nei bicchieri. Ricette uniche, sinceramente, anche facili da fare a casa, ma se proprio non siamo così bravi ai fornelli per elaborare queste ricette, la bellezza di questi formaggi è proprio questa. Basta tagliarli, presentarli alla giusta temperatura, che anche per i formaggi è fondamentale, ed abbinarli a uno dei vini presentati qui stasera. Abbiamo iniziato con il Prosecco DOC, un Montepulciano DOCG Colline Teramane e poi abbiamo terminato con un passito bianco delle Carline Veneto. La serata, che ha registrato il tutto esaurito, ha dimostrato ancora una volta la grande vitalità organizzativa dell'Associazione Lombarda, la cui mission è quella di divulgare la conoscenza e la cultura dei prodotti del territorio, proponendo le loro molteplici declinazioni in cucina. Le due affascinanti esperte di vini e di arte culinaria hanno familiarizzato con il pubblico, che ha apprezzato la loro grande disponibilità e la innata simpatia che le caratterizza.